È quello che c'ha tutti gli ormoni scorreggianti. Ma se c'è, c'è, ma se c'è, c'è. Io sono pronto, il mio secondo nome è pronto. Già. Sto aspettando voi. Eravamo tutti e due qui e tu eri là. Che bugia. Vabbè. Io mi attacco, Mi attacco. Mi attacco sta fava. All'ultimo checkpoint, quindi torniamo lì dove dicevi tu, dove abbiamo salvato probabilmente Henry. In teoria dovrebbe essere così. Eh sì, avrebbe più senso di come avevamo capito la prima volta. Se non è così, cavolo. Ah beh, certo. Che posto? Che paura! E non è quello lì? Magari ci ha messo sempre lì, ma da un'altra entrata. No, va bene, va benissimo. Nel posto giusto? Sì, almeno. No. Perché ogni posto ha due entrate o due uscite, come ci pare a noi, dipende dal giro che stiamo a fare. Chi è quello là brutto? Madonna, che brutto che è. Diavolo di fiamma! Il fratello! Ma perché avete incendiato questo e viene avanti lo stesso? Ma è matto? Ma i funzi. Ok. Bravo cagnolino. Fuffi è una garanzia. Sì. No come Henry. No come Henry che c'è non si sa quello che fa. Che bello qui. Oh. Sono ben cazzuti quelli di noi. No! Bravo. Ho sparato a Puffy! Non preoccupare, è tosto. Tanto già morto. Ste bombe qua? Ho aumentato il livello di squadra a vedere se. Qua ci stanno cose esplosive in giro. Davvero? Mine? Sì. Ah, eccola, tipo quella. Ah, si possono sfruttare per uccidere i nemici? Spero di sì. Cos'è apparso che ho sentito un rumore strano? Che brutto posto questo. Ma brutto! Bisogno di ricaricare! Siamo un po' spreadati, ragazzi. Sì, arrivo. Ma dov'è? Dove siete? Tu, Dario? No, tu Dario. Ma chi c'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ossia mi ha fatto fuori. Ma cos'è stato? Ma... anche te, Dario, ti ha cotto. Si è teletrasportato uno qui. Cattivissimo. Ma scusa. Mi sa che. Ma da dove è saltato fuori? Qual è stato il senso di far saltare? Non lo so se teletrasporto. Ma vabbè, ma non sapevamo neanche che c'era, capito cosa voglio dire? Sì, certo. Okay. No, non gli ho rotto le pareti.
Madonna. Non gli ha rotto le palle nessuno, ma perché se vai avanti per me viene fuori la roba così un po' alla volta, dovremmo andare un po' più lenti magari, boh. Ma va bene, ma eravamo lì, non so. Si vede che un metro più avanti faceva uscire quello. Anche perché volendo noi possiamo aumentare il nostro parametro di stealthamento in maniera che... Attenzione! Cercate di mirare in testa che si fanno più danni, eh? Sì, certo. Ecco, adesso è uscito un cretino che fa... ho capito. È una cosa, ma perché prendono fuoco? C'hai l'arma incendiaria? No, si infiammano loro. Sta ruggendo, vuol dire che... No, ho bisogno di ricaricare! Bravo Puffi. Allora dobbiamo scegliere dove andare, però. Sì, ma tanto è tutto collegato, sai. Cerchiamo di andare dove c'è stanze già chiuse in maniera che finisse lì. Perché da là si va sopra un altro livello, quindi dobbiamo stare attenti. Puffi incastrato. Ecco chi era! Madonna! Boh, che cavolo! Non ho fatto neanche il tempo a muovermi, che mi ha rotto le scatole. Cosa faccio qua adesso io? Un fico secco faccio qua. Beh, quando avete voglia. Tu, Dario. Chi? Vieni un momento. Beh, sì, aspetta un attimo che... Se no, se siamo qua, viene subito qua lui. Eccolo qua, infatti. Porca vacca. No, ma dai. Cioè, no, non ce la trovo, mo la gavetta, questa roba. Oh, vaffanculone. Ha rotto però sta roba qui che si intriga tutto veramente, già ti stai già curando, Andra, con te? No, sto mettendo un attributo. Andra, cosa dove eri andato su tu di qua? Cosa c'era? Altre stronze. Ah, quindi è meglio andarci dopo forse. Cosa c'era? Ora mi ucciso, ho coltellato in 3 o 4, non salvarmi adesso. Ma porca vacca. Ancora vivo Andragos? È ancora vivo dietro di te? Che è cazzutissimo, eh. Che adesso sono più forti di energia. Non riesco più a tirarti vivo. Ce l'ho io. Tieni duro! Grazie. Carico! Aspetta che vado a prendere dei computer in sicurezza. Qua. Questo è un bel labirinto. Ma insomma. Da quel lato dove eravamo andati, dove c'era la scala, però c'era una stanza. Mi servono munizioni. Per vedere. Ho bisogno di ricaricare!
adesso cosa succede? Ho bisogno di munizioni, assolutamente. Oddio, ma è bruttissimo. Ho bisogno di munizioni, 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 datemi munizioni, ragazzi. Sono completamente senza. Sono ancora senza munizioni. Non vuoi andare dritto di lì? Ma sì, bisogna capire dove c'è più chiuso, capito? Beh, allora qui queste stanze qua per me le finiamo, nel senso che sono proprio sì, no, può no, essere. Lì, Dario, a come? Sinistra. No, di qua. Ah, qua. Ma dopo si va su di qua. No, ce n'è una a sinistra di stanza adesso. Ah, ok. Quelli che prendono fuoco sono cazzottissimi però, eh. Di più. Vedi che ci va su, te l'avevo detto. Ah. Beh, andiamo a vedere, dai, che siamo dei delfini curiosi noi, no? Io ho capito, ma tanto vale andare a vedere anche dall'altra, non so. Sperando che sia chiuso. Si va giù di qua, si va giù di là. Cazzo. Questa è la stanza dove sono andato prima. Ah. T'ho detto, per me ci fa girare tipo in tondo, poi sì, torniamo sì. Giù. Chissà, non lo so. Ma sì, è tutto comunicante. Perfetto, bene. Bravissimi, guarda, ma così abbiamo fatto una pulizia. Ma pensavo che c'era vita, già andato Andrakos, capito? Aveva già fatto. Vuoi, per quello. Vuoi che ti uso la cura? Che sei a metà della vita, te? Ce l'hai con me? No, no, no. Metà vabbè. Vita è più che buona. Dove vai? Qui. Ma no, ci siamo appena andati, devi venire di qua. Ah, ok, ok. Mi hai distratto perché mi hai fatto guardare la. Lo so, di la qua. Vita. Ecco. Ah, bravo, io cambierò la F della mod. Sì. O se anche. No, la ricarica mi va bene, ma la M sì, dai, teniamola che dopo mi sbaglio. Sento quello lì. Che esplode. E di qua cosa c'è? Niente, guardiamo lì cosa c'è. Niente, bisogna andare nella porta. Cosa facciamo questo? Lo facciamo esplodere o ce lo teniamo per comodità? Non lo so, non ne ho un'idea. Non so se funziona contro i nemici, può darsi di sì. Però... Adesso ci sta un rumore strano, eh? Sì. Zona nuova. Abbiamo un punto. Ah, quando gli spari prende fuoco perché lui è un uomo incendiario. Sì, sì, si accende. Ho bisogno di ricaricare. Io mangio il cazzone. È lui che ha fatto blink. Ma porca vacca. Perché io ho una mod che quando la metto nella mia arma, cioè ho preso il fucile più potente, gli fa un super forza. Allora io non riesco ad alzarti in piedi a nessuno dei due. No io ce l'ho forza. Ma ce ne hai uno te, Andrea? Due ce l'ho. Grazie. Dobbiamo stare più attenti perché la morte di uno mette in difficoltà tanto. Sì, lo so. State sanguinando voi qualcosa? Perché io me ne accorgo dopo un po', eh. Di cosa? Tipo, io sanguinavo ma non me ne ero ancora accorto. Madonna, come no? Se lo scrive no, fai un mucchio di vedere, sangue. Devi guardare lì sotto, ma ogni tanto non ci guardo. Ok.
Nella porta ci vuole. Altre brutte notizie. Davanti. Dopo. Sono a secco di munizioni. Pure io, fucile. Piange. A me basta solo la pistola al limite. Fucile anch'io sono un po' secco, ne prendo un po'. No, lì la pistola. Ce l'hai lì davanti. Vai dietro, ragazzi! Dietro! Dio, ma... mi è arrivato alle spalle che non mi sono accorto. Henry! Allora, un brutto vizio. Arrivo. Non mi devi dire hai le munizioni dietro, davanti, perché mi distrai. No, no, ma io non ho fatto niente. Mi hai detto hai le munizioni di lì e io mi sono girato per guardare, così mi ha fregato, capito? Lasciami completamente stare. Le vedo anch'io se ho munizioni. Dai che manca due colpi. Un colpo ucciso. Bello. Ok, non farlo più quella roba lì perché... No, scusa, ti ho preso la roba. Ah, bene, era roba stanza, per tutti, però, era. Era roba per tutti. Sì, meglio la stanza più avanti. Andiamo a vederla? Sì, vai, vai. Ce n'è pure una qua. Andiamo a fare... Ah, lì intanto c'è una cosa viola che ci dà una mano. Tanto la maggior parte di roba che c'è è... Che è un altro anello, un amuleto, qualcosa. È la fascia di polluce. Ma qua troppi giri si fanno. Mamma mia, e sì sì, comunque è un immenso labirinto questo, veramente. Che bello. Allora, la fascia di polluce, che io non ce l'ho, dove è finita? Fammi vedere. Non ce l'ho. Che strana cosa. Di sopra, Non ce l'ho. Come non ce l'hai? No. Ehi. Sì, adesso ci guardo anch'io. Boh, non so. Devi andare nei oggetti della missione, nei materiali. No, no. Allora, no. Sotto le armi e gli indumenti ci stanno gli anelli. Esatto, sì. Ma io non ce l'ho. Non so se l'ho bisogno cambiarlo, non so. Sì, non puoi cliccare sull'anello, fare spazio. Ok, e decidere quello che vuoi. Però pensavo che te li facesse vedere, capito? Ma c'è un posto per uno slot vuoto? Ma è un amuleto, Dario, per quello ci guardavo anch'io. Cosa vuol dire un amuleto? È un amuleto, non è un anello. Ah, e quindi dov'è, scusa? Gli anelli sono negli anelli e devi cambiare gli anelli. L'altro invece devi cambiare l'amuleto, che l'amuleto di noi non ce l'ha nessuno adesso. Sì, infatti. Ah, vabbè, ma l'abbiamo preso però l'amuleto. No. La fascia di polluce era un anello. È un anello. Non ce l'ho l'anello, vi sto dicendo. Allora, nello slot vuoto non ci devi guardare, devi guardare nei due slot dove hai gli anelli e cliccandoci su due volte ti fa vedere tutti gli anelli che abbiamo preso. Ah, ok, adesso ho capito. Vabbè, infatti è quello che ti chiedevo, ma vabbè, insomma, dai, vabbè. Porca vacca, che modo di spiegare le robe. Va bene, allora la fascia di polluce fa aumenta il danno in mischia del 15, ma riduce il danno a distanza del 15, quindi io non la indosso. Dipende come volete combattere. Aspetta, però, se hai la fascia di castore, che non ce l'abbiamo, quindi cosa me la stavi spiegando? La fascia di castore, cioè. Beh, castore. Sì, castore e polluce sono tutte e due, no? Vabbè, dai, c'ho il tormento e l'anello dell'evaporazione. Vabbè. Pollice, castore, ma sì. Pensa che cose strane. Ma pollice. Fermati un attimo, ma dove volete andare voi? Volete si andare va che io mi sono perso. Si va solo avanti perché quello è tutto un giro. Dov'è che si va di qua? Sì. Mi sono completamente perso. Ma non andiamo a ispezionare quelle zone lì? Ma ci abbiamo già guardato, vai avanti e indietro. No, sotto c'era un tunnel. Ah, sei già andato nel tunnel? Sì, sì, torna da una parte all'altra, perfetto. E girano intorno alla bello, sì, ferrovia. Mi piace così. Mara, c'è da riposarsi pure, cosa vuoi di più? Da riposarsi, bello. Non è l'uscita però. No, è solo un riposo qui. In teoria dovrebbe essere un salvataggio. E poi, sì, bravo. Esca e ciao bello.
E adesso finalmente mi ha dato solo un menu, prima me ne aveva aperti 5, cioè. E abbiamo le munizioni a manetta, bravo, tutto di tutto, figo. Solo che adesso è un po' un passo alla volta, quindi, ma... sì. Mi sono rotto le corna sulla colonna. Ci hai dato una craniata. Ma se qua su si va? No. Sì, di su sì. No, no. Ah, ah no, sulla salita ho provato anch'io, te l'ho confuso con altre cose. Sì, per non farti fare una cosa lineare hanno messo questa... Ricaricare! Apriti le spalle! Qua c'è un video però. Ricaricare! C'è un altro. E a terra! E a terra! Vuoi andare giù di lì e andare a vedere cosa c'è? Non so se è un bivio oppure se torna indietro. Chi è che sta sparando? Ah, ecco. C'è una scala, vengono su dalla scala. La prossima volta ci siamo tanto prima di andare. Apri le spalle! Andrea Cosa. Che c'è? Io sto prendendo fuoco, come faccio? Spegniti con la cosa. Il 4. A proposito, abbiamo anche la cassa di munizioni, che prendiamo di munizioni quando rimaniamo senza, mi è venuto in mente adesso. Sì. Pensaci dopo. Come in giro. L'abbiamo ucciso. Maledetti. Che Roma. Ce l'abbiamo fatta. Senti come sono contento. Bello. Ah, non vuoi andare laggiù dove avevamo detto? Che casino. Cosa c'è qua su? Ma niente. Ah, di qua. C'è il disastro qua. Ah, si è andato giù, ho capito. Aspetta, ma c'è la scala che va giù, vedi? Faccio una. Io mi confondo molto. Che portello? No, ma quanti erano? Ce n'è un altro. Ce n'è uno. Ce n'è uno grossissimo. Ma chi è quello lì? Uccidilo. Mamma mia, no, scappate. Scappa, Dario, scappa. Io sono via. Io sono vivissimo. Andrego, scappa. Oddio. Ma che versi fa? No, sono rimasto da solo qui, adesso sono anche in una prigione, tipo. È morto? È morto, buonanotte. Meno male che c'è il tuo cane che ci dà più brutto. Ma va là che c'è il cane, sì. Bravi. Anche qua.
Arrabbiatissimo, eh? Qui c'è sì. Bello, eh? Vi trovo tutto. Lasciate stare il cane, strozzo. Allora mi sono spostato in tempo. Che altra cosa, no, mi stava. Ti faccio fuori, eri tu, sì, sì. Infatti mi sono spostato in tempo. Adesso no, l'ho fatto secco. Io comunque vi comunico che mi sono perso in una maniera mostruosa. Ma guarda lassù, ah, mentre okay, ci muoviamo. A parte che ci sono zone anche da che abbiamo lasciato invisitate, eh. Cos'era? Non lo so, infatti. Cos'era? È roba verde, vero Dario? Sì, boh, qualcosa che ti esplosa addosso. Sono senza munizioni. Se le vuoi della pistola sono qua, e poi vedi te che dopo... No, 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 va bene, no, ma tanto non... va bene. Non ti preoccupare. No, no, aiuto! Muoio, porca puttana. Ma perché? Guardate cosa c'è dietro, che mi segue. Dietro là, ma io sono davanti, quindi non guardo cosa c'è dietro. Guarda lì. Dentro l'altra cosa. Ma dico io, cos'era? Perché io diventavo rosso? Ah, ma perché? Cos'era che mi faceva diventare rosso? Se c'è qualche anima pia che può. Ma io sono andato nel menu perfino, ma dai. Dio, ma anch'io ho fatto dei panici incredibili. Ma ascolta, ma perché ancora sono. Nel menu mi ha ucciso. No, sei morto. Adesso, se Andraco sei in grado di mettermi in vita, vengo a darti una mano. Però non ho capito perché io ero distante dai nemici, ma mi sta. Oddio, che brutto che lei Andraco scappa, non l'avevo visto. Sei morto del tutto? Sì, sì, ma state tranquilli, che sennò qui non la finiamo più. Beh, ma scusa. Quello lì per me è una specie di boss. Eh sì, è un bossino questo qui, è quello del... Dove è finito Andrakos? Qua. L'hai ucciso? Sì. Ah, l'hai ucciso? Me lo sono ciucciato. Ma bravo. Ho fatto tutto il cane, ma vabbè. Peccato che Harry è morto, eccolo qua. Vabbè. Porca vacca. Allora, dobbiamo trovare un punto anche per Harry. Adesso vado a bere. Ma io, stranamente, ero non troppo vicino ai nemici, ma continuavo a soffrire, a diventare rosso. Allora eri incendiato. Ah. Vedevo come il sangue, capito? Ma non che mi scorreva da me, ne vedevo del sangue nello schermo. Non lasciare che mi perda. Ma con chi stai parlando? Che paura. c'è già l'uscita. Sì, adesso vado a bere un goccio di tè intanto. Proprio adesso che usciamo. Sì, ma intanto dovete uscire, adesso ci arrivo. Ok, inizio a sconfinferlarlo. Certo che qui a Rancourt. Ma Miano, ma dai, alle 23.45 c'avevo un amico in chat, non me ne sono accorto. Bello questo gioco, mio figlio è un esperto. Ah, ok. Che si uniscano. È piccolino il suo bimbo. Eccomi ancora. Come fa? No, non ci sono mica ancora io. No, perché non siamo riusciti a raggiungere un checkpoint, adesso è qua fuori, mi sa. Ah, siete solo passati da una porta. Sì, sì. Ok. Avevamo Miano in live. No, è lassù, dov'è che vedo e non lo trovo? Andraco, hai capito dov'è quel... Ah, beh, che stupido, è qua il checkpoint, ma dai. Eccolo qua. Lo so io che ragazzini questi giochi qua.
ci navigano. Ma dopo, io non so perché rimbalzi sempre via, Andrakos. Perché sono. No, ero io questo qui. Ah, sei tu che sei rimbalzato via. Quello che sono caduto. Ah, sì, sì, è vero. Quando sei. Infatti, sì. Perché, ragazzi, io non ho più la pistola? Perché nel menu ho fatto un bordello da matti. Non hai più la pistola? No, no, c'ho tutto. Io sono andato nel menu, mi sono tolto le armi, ho fatto il disastro. Questi episodi qua, dicevo, mi tocca veramente di tagliarli, editarli, perché sono lunghi. Allora, qualcuno di voi sa dove bisogna andare? Di fronte. No, certo. No, dal bossone. Avevo paura che mi dicevate di andare lì. Dove dal bossone? Qua. E qui non troviamo niente, eh? No, là ti tocca. Sì. Harry, sei pronto? Lui? Sì, purtroppo allora, sì. Un attimo che mi cambio l'arma. Bello l'effetto dell'acqua. Fammi vedere quest'acqua. Non è male quest'acqua, eh? No, no, non è male quest'acqua. Ho visto di peggio. Come diciamo dalle mie parti, fatevi la croce al contrario. Infatti, adesso qua, mamma mia. Ci sarà da ridere. Vado. In chiesa? Ah, parla con la Ruth madre. Ah, ok. Madre. Cioè, era da tempo che avevamo quella missione lì. Tanto spacco. Oh no, ma perché le spacchi che ci facciamo da scudo? Ma figurati. Ruth madre. Quindi qualcuno Dio. Cerca i consigli dei Ruth. Avvicinati, giovane. Sei tu quello che è stato trasportato a riva. Noi vediamo tutto. Siamo la Ruth madre, un recipiente di saggezza attraverso il quale parlano i Ruth. Cosa stai cercando? Allora, sto cercando il fondatore e lui è venuto da te, oppure come faccio a oltrepassare la tempesta intorno all'atollo? Va bene, la prima domanda. La tempesta? Lo scudo? Il mantello che cela il destino inevitabile? Che sia arrivato il momento. Sì, diventa più chiaro. Vuoi mettere fine ai Ruth, ma la storia... Ho sbagliato domanda. Questo recipiente conosce la strada che cerchi. Dobbiamo aiutare, ma lontano dalle orecchie che ascoltano. Ci verranno a cercare... Quando spezzeremo il legame, ci proteggerai? Ci crederai? Prima. Gli faccio prima alcune domande. Chiedi pure. Però non posso rispondere qualcosa che loro non devono sapere. Ok. Non mentre sono intrappolata nei loro rami. Sappiamo come ecco perché trovare Ruth, radici. Il sentiero che cerchi. Però loro non devono sentirci. Proteggici, altrimenti non scoprirai nulla. Ti proteggerò io, fai ciò che devi. I Ruth non molleranno questo recipiente senza conseguenze. Devi proteggerci. Ci dovremo fare il culo di nuovo anche. Oddio. Ti trovo un film horror. Ah, c'è un film horror? Guarda la Ruth madre cosa fa, fai Ruth. Oh no! Thank you.
Il legame sta cominciando a sciogliere. Non vacillare. No, c'è un gigante. Oh, Dario. Hai altro colpito? Chi ti ha colpito, Dario? Ma non lo so. Ovviamente ha tirato una coltellata e avevi poca energia. Sì, sì, perché non riuscivo a correre. Sì, buonanotte. Difendi la root madre, sai te. Poi mi parlavi ma non capivo cosa mi stavi dicendo. È un portello drammatico. Ci vogliono subito le cure, però. Mamma, sì, che lavoro. Ma non dobbiamo riparlare con la root, vero? Sennò io faccio una crisi quando mi fanno rifare i giochi le stesse cose 30 volte. No. Tranquillo. Ci cominceranno a massacrare. Proprio io ho disinstallato giochi perché mi facevano sempre ripetere. Tipo, se adesso mi fa ripetere tutto il dialogo, mi viene voglia di disinstallarlo. No, vedi, te l'ho detto. No, dai, no. No, 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 è stato intelligente, dai. Vista. Aia, ma sei matto te? Ma vattene. Dove è stato? Ah, il cerchio della pace. Harry, vieni a curarti. Ottima idea, Andrakos. Ma dai però. No, no, mi sono incastrato. Vai via, vai via. Guarda che mi sono incastrato. Che Harry mi lancia una mozza. No, abbiamo finito. Sì, adesso... No, non farlo, abbiamo finito. Sono sicuri? Oh mio Dio! L'ho appena lanciata. Vabbè. Ho lanciato. Ho tagliato i tasti, Dio, ma. Grabba tutto, grabba. Grabba. Bene. Oh, la madre? Aspetta che vado dalla madre che non sta bene. Bisogna alternare pure. Che succede ora? Grazie. Ho imparato molto dai Root. Ti aiuterò. Combatteremo fianco a fianco. Prima mi devo riposare. Guarda là. Oltre il muro c'è un passaggio. L'abbiamo visto. Cerca il passaggio. Poi vienimi a cercare tra i tuoi... I nostri simili nel luogo che chiamate Ward. Conosco la strada. Ci rincontreremo. Hai capito te? Vai, vai. Parleremo un'altra volta. Vuoi andare a salvare il checkpoint? Aspetta, benedizione materna, eh? Riduzione del danno a distanza dello 0,5 livello. Per questo qui è buono da incrementare. Eh sì, livello di riduzione del danno a distanza e riduzione del danno. Poi.
Ok, ho sciupato un po' di punti. Li avete messi voi? Sì, certo. Domanda: come si fa a capire quando è il momento che il gioco è salvato? No, esatto. Dovremmo andare al checkpoint adesso. Aspetta un attimo. Infatti, ma sto cercando il checkpoint e non lo vedo. È qua di fronte. Ah. Questo. Oh, cambiare strada. Oh, no. Questo qui. No, non sono. Non è qua. Ah, ragazzi. Scusa, stavo. Ma sì, perché stavo guardando Tech pensando di essere me nella mappa. Sì, sì, è lì, è lì. In teoria ci attacchiamo e poi usciamo e finito lì senza spostarci da nessuna sì, parte. Sì, sì, non bisogna viaggiare finito. Assolutamente, non c'è motivo. Esatto. Oh, adesso non mi dà più il menu, che bello. Ok, allora, ragazzi, domanda, volete davvero continuare? Ma anche sì, è solo poco e poco, dai. Ma cioè, secondo me è tutto un nuovo capitolo, poi vabbè. Beh, al massimo vediamo l'inizio, appena moriamo tutti e tre. Va bene, andiamo avanti, tanto poi tipo devo tagliare tutto perché siamo a 2:15 di gioco, quindi. E sarà 5 minuti che abbiamo. No, no, c'è l'uscita. C'è un'uscita? Sì. Ah, ok. Pensavo ci fosse ancora tutto un robo. Quindi no, direi di no. Ci fa uscire. In attesa di chi? Ma se siete sempre agitati.